boccata d'ossigeno per gli ex ITR dipendenti della OTI. La liquidatrice nominata dal Tribunale di Milano, la commercialista molisana Giovanna Palermo Di Meo, ha infatti dato la notizia dell'accordo raggiunto con la casa di moda Galliano, un accordo che permetterà di pagare le spettanze arretrate di lavoratori e fasonisti. La OTI SRL in liquidazione ha concluso una transazione con la ITR SPA in concordato preventivo per la vendita alla Maison GG di John Galliano, uno dei più importanti brand a livello mondiale, di circa 70.000 capi di moda e alta moda, la cui consegna inizierà domani stesso alla presenza dei delegati OTI ed ITR e del direttore finanziario francese della John Galliano. Transazione che ha consentito di incamerare le somme necessarie per pagare le spettanze di tutti i creditori privilegiati della OTI ed in particolare le intere spettanze, compresi i ratei del TFR, di tutti i 39 lavoratori dipendenti e la metà delle spettanze dei fasonisti, degli artigiani e dei professionisti, i quali hanno rinunciato all'altra metà delle loro spettanze pur di raggiungere il risultato della definizione dell'accordo e appunto del completo pagamento delle intere spettanze dei lavoratori. Un lungo lavoro durato diverso tempo per mettere d'accordo tutti, che ha richiesto l'intervento dello stesso presidente del Tribunale di Isernia, come conferma la liquidatrice OTI. A questo risultato, comunque, non si sarebbe probabilmente giunti se non fosse stato per l'attento ed instancabile impegno del presidente del Tribunale di Isernia, dottor Vincenzo Di Giacomo, il quale in prima persona ha proceduto a mediare e ricucire continuamente, giorno e notte, le contrapposte e spesso confliggenti posizioni della OTI da un lato e dell'ITR dall'altro lato, fino a trovare una soluzione condivisa della difficile ed improrogabile trattativa nel comune interesse dei creditori di entrambe le procedure, primi tra tutti i lavoratori.